Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane è situato nel settore occidentale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Un territorio aspro e selvaggio che si estende su una superficie di 37.000 ettari. La particolare orografia del parco, caratterizzata da versanti con forti pendenze e scarso innevamento invernale, e la presenza di ampie praterie di alta quota alternate a cime rocciose, costituiscono nel complesso un habitat particolarmente idoneo ad ospitare una specie come lo stambecco. Lo stambecco ha origini molto antiche. I suoi antenati vengono individuati in forme apparse in Asia centro-occidentale oltre 15 milioni di anni fa. Con il ritiro dei ghiacciai, i progenitori dello stambecco si rifugiarono lentamente sui massicci montuosi più elevati, isolandosi geograficamente in gruppi distinti che hanno dato origine alle attuali sottospecie, poco diverse tra loro. Questo bovide era conosciuto già dagli uomini primitivi e cacciato per la loro sopravvivenza. Ma fu con l'avvento delle armi da fuoco, il commercio illegale e a causa delle proprietà miracolose attribuite alle varie parti del suo corpo che iniziò un vero e proprio sterminio. Nella prima metà dell'Ottocento, infatti, un unico nucleo di circa 100 esemplari era riuscito a salvarsi nel massiccio del Gran Paradiso, ricevendo protezione dal re cacciatore Vittorio Emanuele II. Da questa piccola popolazione, grazie all'impegno dell'uomo, il re delle rocce è tornato ad occupare parte del suo areale storico di distribuzione. Attualmente si stima la presenza di circa 35.000 capi sull'intero arco alpino, e questo bellissimo animale può essere considerato ormai fuori pericolo di estinzione. Lo stambecco è stato reintrodotto nel territorio che attualmente fa parte del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso. In totale furono immessi 26 capi provenienti dalla colonia madre del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'evoluzione di questo piccolo nucleo di animali è stata positiva e le prime aree occupate furono proprio queste: il Monte Turlon, le Pale Candele ed in seguito anche il massiccio del Monte Pramaggiore. L'incarico di condurre il progetto di conservazione della colonia del parco è stato affidato a Marco, un ricercatore che con passione segue un preciso programma di monitoraggio e di controllo. Uno degli obiettivi principali dello studio è quello di realizzare dei censimenti annuali con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale, delle Guardie Ittico-Venatorie e di esperti cacciatori locali che da molti anni contribuiscono all'attività di monitoraggio della fauna del parco, allo scopo di ottenere dati sulle consistenze e le dinamiche evolutive della popolazione. È il mese di dicembre. Ha inizio la stagione riproduttiva. I maschi sono irrequieti e i piccoli branchi si radunano negli abituali quartieri di svernamento.
L'atteggiamento del maschio è di totale sottomissione. Abbassa le corna lungo la schiena, solleva la coda ed estroflette la lingua con un movimento tipico di questa specie per verificare la disponibilità all'accoppiamento. È un buon momento per censire la popolazione. Gli operatori sono pronti alle prime luci del giorno e vengono trasportati all'interno della valle. Ogni squadra ha il compito di controllare una determinata zona. Ecco il maschio vecchio, quello che avevamo visto le altre volte. E di compilare l'apposita scheda di monitoraggio. Al termine della giornata, tutte le osservazioni vengono attentamente confrontate per ottenere un resoconto finale dell'attività. In primavera, verso metà maggio, gli animali abbandonano i quartieri invernali per raggiungere le quote più elevate. I diversi branchi occupano aree ben definite, dove allo sciogliersi della neve la vegetazione riprende il suo ciclo vitale. I maschi generalmente utilizzano spazi aperti e si aggregano formando branchi unisessuali, conducendo una vita di tipo sociale. Le femmine, invece, occupano aree più impervie, dove si isolano e si preparano ad affrontare il periodo più difficile dell'anno, quello dei parti. È il mese di luglio. Le fioriture ravvivano le verdi praterie di alta quota. I piccoli di stambecco sono ormai tutti nati. Questo è il periodo in cui si svolgono i censimenti estivi nel parco.